furlong. I was just a shadow waiting on a spark. When I saw your face, like my past erase. Now every day you got me glowing in the dark. Can't you feel the friction? I'm on fire, baby. Dancing desire, baby. They call it fire, baby. That's what you do. But when the heart was colder, you came and pulled me closer. Now I'm on fire, baby, like I was made to. I'm all but feeling. Ciao a tutte ragazze, benvenute e bentornate sul mio canale. Finalmente abbiamo finito di sistemare il giardino. Queste sono le ultime immagini dei lavoretti che abbiamo fatto e vi faccio vedere che ci sono già due zucchette che stavano iniziando a uscire. E adesso allora, dietro qui ho pulito tutto, come vedete, e ho sistemato davvero molto bene e ho ripulito tutto lo spazio dietro ed ecco qua il giardino finito. Abbiamo messo la ghiaia, poi lì abbiamo lasciato la terra così perché stiamo decidendo se fare un condolo oppure aggiungere più ghiaia. Comunque, questo è il risultato finale. Io sono stracontenta perché lo spazio si è proprio aperto molto bene e così almeno posso usufruire per bene, insomma, di questo spazio. E poi c'è anche più spazio per uscire fuori e per andare appunto nei bidoncini, buttare via le cose, insomma. Comunque qua davanti si è proprio aperto ed era quello che volevamo e che cercavamo. E con l'occasione ho sistemato un po' di cose che c'erano in giro e ho cercato di ripulire un po' per bene. Ecco, poi si sa, è uno spazio esterno, è retro e quindi insomma ci sarà sempre qualcosa in giro. Però diciamo che ho dato una bella sistemata un po' a tutto. In questi giorni di fine estate mi sono sentita molto ispirata e ho fatto alcune ricette e ho iniziato a guardare anche Una mamma per amica perché è una serie TV che è proprio autunnale, quindi mi piace proprio. Allora, la prima ricetta che vi faccio vedere sono le frittelle fatte con i fiori di zucchina. Questi fiori di zucchina sono particolari perché arrivano dall'orto, dal nostro orto. E io sono proprio contenta perché avendo seminato queste cosine, insomma, mio marito è proprio contentissimo di trovare i frutti nell'orto. E abbiamo una pianta di zucchine verdi e io ho detto di portarmi i fiori perché ne avrei fatto delle belle frittelle. Il procedimento è molto semplice, basta mettere del latte, uova, io userò ovviamente tutta roba senza glutine, senza lattosio, quindi sto usando latte di avena e uova normali ovviamente, e adesso vado a spezzettare questi fiori di zucchina che ho già lavato prima e ho tolto anche il semino e li metto così e poi vado a girare il tutto in modo che si amalgami. Comunque questa ricetta richiede veramente pochissimi ingredienti come vedrete qui. E allora, se le fate salate ovviamente non mettete il lievito per dolci ma usate il lievito normale. Io l'ho fatta invece nella versione dolce, ho messo il lievito per dolci, un pochino l'ho messo per farle gonfiare un po' le frittelline. E per questa ricetta utilizzerò farina di avena e farina di farro. Le dosi non le so perché vado molto a occhio per la pastella e quindi deve essere un impasto ovviamente che non sia né troppo duro né troppo liquido, una via di mezzo, come poi vedrete più avanti. Comunque, ripeto, ero molto ispirata in questa settimana e ho fatto diverse ricette e spero di tornare subito a farne altre perché mi è piaciuto proprio passare del tempo nella mia nuova cucina.
Mentre scorrono le immagini, ne approfitto per ringraziarvi tutte quante per i vostri bellissimi commenti che mi avete lasciato sotto l'ultimo video e anche sotto gli altri video, che ogni tanto vedo qualche commento nuovo. E voglio ringraziare anche tutte le persone che mettono sempre mi piace ai miei video. Mi fa tanto piacere di avere così tante persone, ecco, che guardano i miei video, che mi seguono, così tante amiche. Ormai stiamo creando una bella community. Io sono davvero contentissima anche di essere ritornata qui su YouTube insieme a voi e spero di riuscire sempre a continuare così con i miei due video settimanali perché mi fate tanta compagnia e io poi sono tanto motivata a condividere con voi. Still think of you sometimes. I know that you'll be fine. If I stay, would we be okay? Be happy? I don't know. Cause I live. Should've tried to take my own advice. Still trying to find your shadow next to mine. Should've told you I loved you when I had the chance. Brought you in closer, heart in my hands. I couldn't hold you or see where we. Il procedimento per la cottura è davvero semplice, come avete visto, e si possono guarnire a piacere. Adesso vi faccio vedere il risultato finale. Ecco qui. Ora passiamo a un'altra ricetta. Queste sono le farinate ripiene di rucola, tonno e pomodoro. Una ricetta molto molto buona che ricorda un po' quella delle piadine ripiene, non so, tacos, molto, molto buona, molto estiva. Adesso vi faccio vedere il procedimento e potrete sicuramente farla a casa per non so, una cena sfiziosa, un pranzo oppure un aperitivo. Ecco, se non avete idee, questa può essere perfetta. Allora, iniziamo col preparare l'impasto della farinata classico, acqua, farina di ceci, olio di girasole e sale. Io aggiungo anche un pochino di bicarbonato che toglie l'acidità e gonfia anche bene bene le farinate. Queste farinate si possono cuocere in padella, infatti io le farò lì. Quindi adesso metto acqua e farina finché non raggiunge la consistenza di una pastella, non deve essere troppo, né troppo dura né troppo densa, cioè troppo liquida, una via di mezzo. Lo so che è molto difficile a spiegare, ma nelle immagini poi appena sarà pronta si capisce. Comunque, quando fate questo impasto dovete tenerlo poi in frigo almeno per un'oretta, io faccio così. Queste farinate ripiene si possono servire sia calde che fredde. Io le trovo buonissime in tutte e due le maniere.
finito di riassettare la cucina, inizio a preparare questa insalata. Metto rucola, tonno e aggiungo un pomodoro. Io uso questo qua, cuore di bue, tagliato a dadini, perché così dentro le farinate si amalgama tutto per bene. Poi condisco questa insalata di rucola con olio e sale, semplicissimo, e la lascio da parte che si rapprenda tutto di bene bene di gusto. Dopodiché vado a cuocere le farinate. Per la cottura delle farinate vale lo stesso procedimento per le frittelle dei fiori di zucca. Quando faranno le bollicine, vedete che l'impasto non è più liquido nella parte alta superiore. Vuol dire che le potete girare. Take all of your heartache and all of your pain. Take all of your worries and every mistake, and put them on my shoulders. Trouble's on the way.
cause I wanna be where you feeling low, when the sun just ain't shining, and the gloom's all you know. Oh, I'll be your spotlight, I'll be your fire. Buongiorno ragazze, sono le 9 meno un quarto, oggi è lunedì e io mi sono messa a fare questo omino a pan di zenzero. Praticamente avevo cucito questi pezzi, tutti i pezzi, vedete qui c'è la testa, questo è il corpo, le braccia, i piedini, ma tanto tempo fa, quindi sarà un annetto che sono tipo in questa scatola e in questo periodo mi sono decisa a svuotare questa scatola di creazioni fatte. Solitamente io ne faccio tante, le metto qua e poi me le vado a sistemare con calma. E così questa mattina ho deciso di fare questo pupazzo. Devo dire che mi sta venendo molto bene rispetto al primo che ho fatto, perché il primo non sta molto bene in piedi, invece questo qua gli ho messo tipo dei pesi, poi gli ho cucito i piedi di modo che così, ecco, stanno senza che cada in avanti, spero. Invece l'altro ha questo difetto che pende un po' in avanti, perché non sapevo bene la base, come si faceva, come farla, insomma. E quindi niente, con la pratica poi nel tempo vengono anche le idee. Siete pronte per il risultato finale? Eccola qui, una bellissima omina pan di zenzero. Questa volta ho fatto l'omina, l'altra volta ho fatto un omino chef, stavolta ho fatto l'omina. Questa decorazione che vedete sul fiocchetto, questo omino piccolino, è una mia creazione quando facevo le cosine in fimo. Adesso non le faccio più e quindi qualcosina mi era rimasto. Ragazze, finalmente dopo anni e anni e anni sono andata all'Otto Gallery. Allora, devo dire che l'Otto Gallery è stato stravolto, questo centro commerciale che si trova a Torino Lingotto. È stato completamente stravolto, perché una volta, quando aveva aperto agli inizi, non c'era granché, non c'era quasi niente, anzi adesso invece è pieno di negozi. Poi vabbè, qui all'entrata hanno fatto subito tutta una parte dedicata ai ristoranti. Una volta non era così, c'erano vari negozi tipo abbigliamento, qualche bar, non è che c'era moltissimo. Invece adesso hanno proprio ampliato, poi hanno aperto anche un negozio di tutto caramelle, tipo, non so, ecco, si trovano qualsiasi tipo di caramelle. Comunque vabbè, noi abbiamo fatto un giretto veloce e niente, quindi questo è un po' il giro. C'è anche Casanova, l'Otto Gallery è molto bello, Casanova tra l'altro. E poi hanno messo dei nuovi negozi, tra cui Pepco. Io non sapevo che ci fosse Pepco all'Otto Gallery, cioè l'ho visto facendo un giro. Devo dire che mi sono innamorata di questo negozio, perché ha un sacco di cose, tipo action, ecco, però ha cose più sfiziose. E poi ho trovato una cosa stupenda in un angolino, nascosta, era lì, nell'angolino dell'autunno, ma era proprio nascosta, quindi vabbè, poi dopo vedrete tutto. Finding your way through the night, just sit here with me once in a while. If all there is in between, then I don't mind dancing like the water and the moon. You can be steady and mild, and I'll keep playing with fire. You are the cool when the flames get high. Don't I glow in the light? If all there is in between, then I don't mind dancing like the water and the moon. Ooh,
E con questa anteprima bellissima autunnale io vi saluto ragazze, vi ringrazio per essere state in mia compagnia. Noi ci vediamo giovedì con la nostra rubrica Ti invito per un tè. Vi mando un abbraccione a tutte, un bacione e vi aspetto qui sotto nei commenti. A presto, ciao!